Allora ragazzi, eccoci qui, buongiorno, sono Daniele di BT Investment, finalmente torniamo dalle vacanze e iniziamo subito con le nostre analisi giornaliere. Partiamo subito ovviamente dalla cosa più importante, cioè il calendario economico. Non abbiamo niente da segnalare praticamente per tutta la mattina, solo due tori sparsi un po' qui un po' là. Vedete, scorriamo, non c'è niente, la giornata odierna. Abbiamo alle 16 nuovi lavori YOLS a tre toni, insomma, ma notizia non così importante. Andiamo allora subito sui grafici a vedere la situazione. Ieri ho rincominciato a condividere le mie entrate, abbiamo totalizzato 40 pip, speriamo oggi di farne altrettanti, insomma. Partiamo subito con euro-dollaro. Euro-dollaro per me è long, ieri l'abbiamo preso in questa zona qui per un long, siamo usciti intorno ai 700, siamo presi dunque una quarantina di pip, trade è andato molto bene. Ora qui situazione un po' da monitorare, io mi aspetto ancora un'altra piccola discesa magari in questa zona qui, 1.14.200, per poi riandare long. Insomma, ieri praticamente l'euro ha rotto questa piccola resistenza qui in H4, poi è salito, ora aspetto una piccola discesa, quindi con tocco della nuvola e media mobile, per poi riandare magari a cercare questo massimo qui in zona 1.14.970, magari posizionando uno stop loss sotto la nuvola e sotto il 50 di Fibonacci, 1.13.800 all'incirca. E niente, questo è il trade che mi piacerebbe fare oggi, poi vedremo un attimo come si evolve la situazione. Non sarebbe male neanche mettere un buy limit in questa zona qui, 1.14.110, quindi con un rischio rendimento 1 a, se posizioniamo il take profit leggermente sotto questo massimo 1.14.900, abbiamo praticamente 30 pip di stop loss contro 80 di take profit, rendimento praticamente 1 a 3. Andiamo a vedere intanto GBP USD, io continuerei sempre ad evitarlo per via del Brexit e del rumor che escono, ha una volatilità pazzesca. Guardate anche qui che ombra ha lasciato l'altra notte, pazzesco, poi è ripartito, però insomma, se proprio dovrei andare a cercare un trade, aspetterei un ritraccio per un long. Un attimo, intanto che devo controllare una cosa, a posto. Andiamo a vedere intanto, questa è la GBP, continuiamo con AUD USD. Anche lui l'altra notte ha fatto una mezza porcheria, vedete qui, discesa pazzesca, flashback, chiamatelo come volete, poi è ripartito al rialzo. Qui sta dentro il nuvolo di Ichimoku, possiamo andare a vederlo con il set standard di Ichimoku come sta messo, sta sopra la nuvola, non sarebbe male andare long, lo vediamo un attimo in daily siamo sotto la nuvola. Quindi insomma, situazione un po' contorta, dovesse magari scendere un pochetto, proveremo un long con target il 61.8 di Fibonacci, che corrisponde anche alla nuvola in daily, quindi 0.71, 7.60 circa. Andiamo a vedere intanto, sempre scorrendo, il gemello di OD, cioè NZD USD, solito discorso, anche questo sta dentro la nuvola di Ichimoku, andiamo a vedere con l'altro set, anche qui dentro la nuvola di Ichimoku, dunque eviterei proprio di entrare a mercato, almeno che dovesse uscire almeno in H4 sotto la nuvola di Ichimoku e chiudere una candela sotto, procederei con un sell con target alla Kijun, quindi in zona 0.66.610 con uno stop loss
leggermente sotto, leggermente, scusate, sopra il daily pivot. Scorriamo, intanto lo vediamo anche un attimo in daily, ma la situazione è la stessa, vedete. Ha provato a uscire dalla nuvola, sembra non farcela perché ha sbattuto sulla Kinjun, pare riscendere. Un trade comunque abbastanza difficile. Proveremo comunque a cercare anche una soluzione intraday. Continuiamo allora con USD/JPY. USD/JPY fatto, vedete, l'altra notte un po' come le altre, questa fesseria pazzesca, crollo poi ripartenza, ora sembra essersi ripreso, sta provando un importante ritracciamento. Ora, visto così, potrebbe salire sino al 61,8 di Fibonacci, dove c'è anche la nuvola di Ichimoku, quindi in zona 110-400 circa. Però io al momento, insomma, non mi fiderei più di tanto e lo mollerei. Lo andiamo a vedere anche con l'altro set di Ichimoku, vedete, stesso discorso. Lo vediamo in daily, pericoloso in daily perché abbiamo anche la Kinjun in vicinanza, potrebbe essere una buona soluzione anche a provare un buy, aspettare una piccola discesa per andare in buy con target la Kinjun di Ichimoku, che corrisponde anche con un daily R3 in zona 109-220, insomma. Abbiamo detto 100, sì, 109-220. Una trentina di pipi, insomma, non ne vale la pena perché qui lo stop loss lo dovremmo mettere abbastanza largo, quindi insomma grafico da lievitare, ecco. Poi continuiamo con la penultima USD CAD, andiamo a cercarlo, eccolo qui USD CAD. Ecco, io ieri ho provato un piccolo long, abbiamo chiuso praticamente in pari. Questo perché? Perché era sceso parecchio, mi aspettavo un ritracciamento praticamente da questa zona qui, dove abbiamo anche l'ultima banda dell'ATR, fino alla nuvola di Ichimoku, quindi 134. Ciò non è successo, ha continuato a scendere, peccato. Qualcuno del gruppo comunque, io gli avevo detto questo, occhio, chiudete il long, questo continuerà a scendere, infatti poi è crollato. Non mi sono fidato comunque a entrare perché spesso poi USD/CAD fa degli importanti ritracciamenti dopo scossoni del genere. Ha perso tre figure in 3 giorni praticamente, anche di più, e allora mi aspettavo che tornasse in questa zona qui per andare a sell. Ciò non è avvenuto, allora aspettiamo, cerchiamo quindi ora punti bassi, punti alti per uno short. Non me la sento di continuare ad andare a sell perché io penso comunque che qualcosina deve ritracciare. Lo vediamo un attimo in daily USD CAD col set standard, eccolo qui in daily. Già da qui è una zona dal quale potrebbe leggermente ripartire al rialzo. Io eviterei, cercherei invece un rialzo a 100, a 1.32-130, dove c'è anche 50 di Fibonacci, praticamente c'è anche la nuvola di Ichimoku. In questa zona qui proverei un buy cercando di prendere almeno una cinquantina di pip, però attenzione che già da questa zona qui c'è un piccolo supporto, il prezzo potrebbe un attimo respirare. Nel caso lo facesse, potrebbe essere buona zona per un nuovo sell 1.34 320. Se il prezzo dovesse ancora salire, insomma, altro punto interessante 1.34 700. Poi il miglior punto in assoluto, secondo me, è a 1.35 200 all'incirca, 140, 1,35-140 per me sarebbe un ottimo punto, però già insomma per me da 1,34 700 il prezzo crolla. Però questo con l'altro set, se andiamo a vedere il set modificato di Ichimoku,
un punto più vicino, insomma. Questo a me piace tantissimo, come ha detto ieri, ragazzi, in zona 1-34-100, vedete, abbiamo la nostra media mobile a 21, più la nuvola bella ciccione appiattita. Io consiglio anche oggi stesso di mettervi un pendente in zona 1-34, leggermente più basso, oltre che non la prende per pochi pip. 1.34.103, 1.34.085, insomma, sono 90, potrebbe essere un ottimo punto. Poi per la discesa, lo stop loss ce lo mettiamo leggermente più alto, la Kinjun, quindi in zona 1.34.700, il take profit molto in basso, 32 200, insomma, quindi anche qui il rischio e il rendimento ottimo. Andiamo a vedere l'ultima valuta, lo switch HF abbastanza laterale, lo vediamo in H4, siamo sotto la nuvola. Qualora dovesse salire in questa zona qui dove c'è la Kinjun appiattita più la nuvola, andremo in sell. Non mi sento al momento di andare in long. Andiamo a vederlo ora anche un attimo in daily con lo set standard. Siamo sempre sotto la nuvola di Ichimoku. Quindi ogni qualvolta il prezzo sale con violenza, guardate qui magari 0,98 500, ottimo punto per la discesa, quindi per un sell stop corto e take profit ambizioso a 0,97 300. Allora, vi ringrazio per la visione di questa video analisi, ci si vede in chat. Per qualsiasi cosa, percorso formativo, entrare nella sala delle entrate condivise, mi potete contattare su Telegram oppure a Fabio Marino. Troverete il link in descrizione con tutti i contatti. Grazie, ci si vede lì.